giorni. Prima di rispondere alla sua domanda, volevo solo, perché lo leggevo l'altro giorno, leggevo per caso il venerdì di Repubblica di una settimana o due settimane fa, non ricordo la data, c'è forse. Memoria di un socialista. Sì, 9 giugno 2017, un'intervista a Francesco Forte, che è stato vicepresidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi. Faccio breve, c'è una domanda, ometto le altre, anche se alcune sono molto interessanti. In sostanza chiede l'intervistatore che cosa era successo a Mattei, che cosa ne pensavano all'interno dell'ENI, chi erano i mandanti, perché prima dice, secondo me sono i francesi. Mattei dava fastidio ai francesi, dice Francesco Forte, e aggiunge, all'ENI non abbiamo mai avuto dubbi che i mandanti dell'attentato fossero a Mattei loro. Fossero loro. Cioè, non è tanto i francesi, il fatto che si parla di attentato. Fino a ieri, non lo diceva nessuno. Dice non solo che lui è certo del fatto che sia stato un attentato, i francesi, va bene, un'opinione, però dice dell'attentato, ma che all'interno dell'ENI lo dicevano tutti. Certo, senti, un'altra cosa prima di rispondere. Visti i tempi, la devo portare su alcuni punti fermi. Brevissimo, ma già ed è ricordato nel libro, la frase di Amintore Fanfani. Amintore Fanfani nel 1986, parlando a una riunione di partigiani cattolici, riesci a trovarla, te la leggo, perché ce l'ho scritta da qualche parte, adesso mentre la trovo, poi capite che io lo porterò invece sul perché in quel giorno era in Sicilia, stava tornando, questo aereo che poi è esploso, dove stava e cosa sarebbe potuto accadere all'aereo, prego. Parliamo dell'aereo. No, scusate, vi porto su questo anche perché a una certa ora chiudo la libreria, non vorrei lasciare con i dubbi. Allora, innanzitutto va in Sicilia, viene chiamato in Sicilia, ma in verità lui in Sicilia era stato anche pochi giorni prima. Era stato 15 giorni prima. Viene richiamato in Sicilia per partecipare a una... si dicono varie cose. Si dice per partecipare a un consiglio di amministrazione dell'ANIC Gela a Gela e si dice per grazie a Claudio Faro. E si dice perché i cittadini di Gagliano Castelferrato, un piccolo paesino dell'Ennese, volevano che li rassicurasse su posti di lavoro, quindi sulla costruzione di una fabbrica che avrebbe dato posti di lavoro. In sostanza viene richiamato in Sicilia e lui va in Sicilia con il suo Morin Saulnier, con il suo piccolo aereo, atterra all'aeroporto di Gela. E da lì in Sicilia rimane 2 giorni. Non vi posso raccontare tutti i movimenti di quei 2 giorni. Anche perché ci sono dei misteri anche che sono molto lunghi. Sì. Sta di fatto che il 27 ottobre del 62, dall'aeroporto di Catania, Mattei decolla col pilota Bertuzzi e col giornalista William McHale alla volta di Milano. Doveva arrivare a Milano la sera, inizialmente il programma prevedeva una tappa a Roma che fu eliminata perché non c'era tempo e quindi l'aereo si diresse direttamente verso Linate, dove avrebbe dovuto atterrare verso le 20 e invece qualche minuto prima, quando già era allineato con la pista di Linate, nel momento in cui il pilota dà il comando del carrello fuori, esplode una piccola carica di esplosivo posta molto probabilmente dietro al cruscotto, piccola carica di esplosivo che aveva la funzione di rendere non controllabile l'aereo, di eliminare probabilmente quindi anche la possibilità che il pilota potesse manovrare, controllare.